Adesso il sondazzo, una parola che termina in azzo, ecco, ragazzo, grazie, no, mi mancava una rima, grazie, ragazzo, buongiorno dal sondazzo, il sondazzo caratterizza sempre un buongiorno, per carità di Dio, e adesso telefoniamo, voglio tornare a fare un po' Battista e il masochista, scusatemi, però mi piace anche un po' così, ieri sono stato il signor Nerchia, se non sbaglio, anche la palla destra, il giorno prima la passerina, sono cose veramente importanti e devo dire molto originali, ma Battista il masochista vuole un po' godere, e come fa a godere? Soffrendo molto. Vediamo un po', aspetta, quale numero possiamo beccare? Questo? Ma becchiamo quello? Sì, quello? Sì, vabbè, d'accordo, ok. Sì. Ah, sì. Naturalmente il protagonista. Pronto? A volte è proprio il tu. Pronto? Signora? Sì. Pronto, buongiorno. Senta, suo marito? Chi parla? Sono Battista. Chi? Battista, signora. Battista è il masochista. C'è suo marito? No. No? Che vuole? Allora signora mi dica, c'è suo figlio? Sua figlia? No, non c'ho nessuno. Ho capito signora, lei è vedova? No, io non sono vedova. Allora signora, me lo dica, suo marito quando torna? Non lo so. Non si sa. Ma che vuole, che vuole? Che volo? Devo farmi picchiare da suo marito. Pronto signora? Ma senta, ma chi è lei? Sono Battista, il masochista. A me piace farmi picchiare. Ma la signora era molto enigmatica, secondo me. Non è vero, ma però il marito, chissà se torna, chissà quando, non sa niente. Per carità di Dio, lasciamo stare i mariti e le mogli. Sì, e andiamo a vedere qualche altro personaggio. Che giornate queste qua. Dicevo prima che il vero protagonista del sondaggio in questo periodo è questo tu desolatamente alla ricerca di una voce che lo sostituisca. In realtà continua così. E bisogna adeguarsi, ecco, non facciamone un dramma, bisogna adeguarsi, è così. Se la vita è così, io non chiedo di più, come cantava una volta, sì, cosa. E quindi vado a fare un altro numero. Questo è la normale, la normalità è questa, cioè le persone se ne sono andate, e poi dice nessuno va in vacanza, non c'è più nessuno, cioè non si trova più nessuno, allora lasciano le vecchiette, le donnine, poverine, che tu gli dici poi, che tu gli fai, masochista, come tu fai? Pronto? Sì, buongiorno. Mi dica. Io sono Battista il masochista. L'ho chiamata perché mi hanno dato il suo numero, perché mi hanno detto che lei è molto bravo a menare le mani. Io? E anche i piedi. Io ho bisogno che lei mi meni. Lei mi deve fare del male. Tanto del male. Mi hanno detto che lei è molto bravo. Io? Yes, proprio lei, sì. Io ho bisogno che lei mi faccia molto male, mi espianti i denti. Sì, tutti i denti. Io espianco i denti. Aspetti, basta. Pronto? Pronto? Chi è? Ah, forse invece di lui eri tu, ah? Forse eri tu, sei il figlio? Ma chi è lei, scusa? Allora, io sono Battista il masochista. Cioè, praticamente ho bisogno di una persona, mi hanno dato questo numero perché mi hanno detto che lì c'è un tipo che tira molto forte. Allora, se tu sei bravo a tirare, a fare del male, io sono pronto a farmi picchiare fitto da te. Ha riattaccato. E io lo richiamo. Ci sono ben due uomini. È possibile che questi ben due uomini non riescano a almeno a minacciarmi di darmi le botte, no? Mi minacciano sempre di tutto, quando gliene chiedo vanno via. Ma è strana questa cosa, Poi qui ho trovato qualcuno, bisogna che ribatta, che ribatte il chiodo, Allora, ma certamente. Sì. Allora? Mi devi inficcare tutti i chiodi nelle carpo. Devi andare a fanculo invece, va bene? Ma te sì. Chi cazzo sei? Dimmi, va bene? Trattami male, sì, trattami male.
Già qualche trattamento verbale c'è stato, no? Sì, però forse bisognerebbe insistere, no, perché forse riesce a fare di meglio anche il naccherino in questione, no? Che dire? Mi piace che lui diceva io picchio, io. Magari una pasta d'uomo, capito? Non picchiavo nessuno. Allora, guarda, è inutile che tu riattacchi, perché io vengo a trovarti, vengo lì e se non mi picchi mi incazzo. Ma allora sei proprio un becille. Se te non mi picchi mi incazzo, capito? Se non mi pesti con i piedi le scarpe chiodate io mi incazzo, capito? Mi devi fare del male. Pronto? Mi devi fare tanto del male. Vanno richiamati, anche se ormai credo che siamo arrivati alla frutta, che più di questo essi non possano dare. Sapete, sono persone limitate. Sì, appunto. Forse è l'ultima volta che li chiamo, ma almeno questa sì. Hanno deciso di lasciare squillare, eh? Hai capito? Persone tranquille, pacifiche, non picchiano nessuno. Però se tu gli dici qualche altra cosa, tipo oh, sono venuto nel piano di sotto, fatela finita, quello comincia a dire sicuramente vieni qua, ti fa un culo così, hai capito? niente, lasciamoli stare, lasciamoli cuocere nel loro brodo scipito, scialbo. Non sono capace nemmeno, non dico di picchiare, ma quantomeno di minacciare, una piccola minaccina, voglio dire, cosa gli costa? Ma è vero, eh? Andiamo da qualcun altro. Sì. Vediamo un po' se lì era la situazione era buona, perché loro erano due maschi, due maschioni, me lo immagino. Ho fatto un altro numero e ricominciamo la trafila delle persone che mancano, per carità di Dio, è normale, infatti non c'è nessuno qui e vado invece là, non c'è nessuno qui e vado invece là, bisogna prenderla così, non telefonatemi poi dicendo ma sai sono andato, non c'è nessuno, non è colpa mia, e che ci posso fare? Io devo in qualche modo sopravvivere anche all'estate. Già, poi a settembre. Pronto? Pronta? Pronto? Pronto, buongiorno. Che parte? Ah, Augusto! Come va? Bene, tu? Insomma, potrebbe andare meglio. Dove sei? Sono al mare. Ah, dimmi. Niente, ti vado per un salutino. Mi è successo un fatto. Ma Augusto? Sì. Ma Augusto chi, scusami? Augusto. Sono Augusto. Senti la voce strana che ho? Che... Mi è successo una cosa che qui non riesco quasi nemmeno più a parlare dalla sorpresa e anche dalla botta, ecco. Che è successo? È successo, no, che mi sono venute le mestruazioni. Appena ho visto tutta quella roba sono cascato in terra, ho preso una botta qui proprio al collo e non riesco nemmeno a parlare bene. Pronto? Pronto? Hai capito cosa è successo? Ma scusa, Augusto chi sei? Augusto! Cognome? Cognome, ma c'è Salvatore? Sì. Ah, ecco, dai, sono io, dai. Ma non so, ma come può essere possibile? Ma scusa, ma Salvatore chi? Ma scusa, Augusto chi? Salvatore chi? Ma se ho detto Salvatore, è quel Salvatore che conosci te, che conosco io, conosciamo bene. Mi sono venute le mestruazioni. Oh, ecco, come si fa? Perché? Perché? Mi è venuto in mente che mi sono venute le mestruazioni. No, ditemi come può venire in mente a un uomo di dire mi sono venute le mestruazioni. No, ditemi voi, no, l'ho richiamata perché... Ma dice, sono Augusto, e io sono diventato Augusto. Poi improvvisamente ho avuto qualche dubbio, non ero più Augusto. Augusto poi con le mestruazioni. No, via, questa è... Io aspetterei Salvatore se arriva. Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Pronto. Oh, Salvatore. Pronto. Sì, pronto. Salvatore, come stai? Ma Salvatore chi? Ma guarda, ma è incredibile, ma non sai nemmeno come ti chiami, me lo chiedi a me.
Salvatore. Ma ascolta, chi sei? Ma hai perso la testa, hai perso la memoria. Primo, non riconosci le persone. Secondo, non ti ricordi nemmeno come ti chiami tu, perché dice Salvatore chi? Come Salvatore chi? Ma scusi, chi sei tu? Scusi, chi sei? Ma Salvatore, ma come parli? Ma da tanti anni che stai in Toscana ancora non hai imparato la lingua italiana. Salvatore. Ma perché tu sei in italiano? Ah, certo che sono italiano, perché? Non senti come parlo? Accio, come parli? Io parlo molto bene, eh? Ehi, tu parli bene tu. Parli bene tu. Senti, ma ti ci hanno mandato o ci sei venuto da solo tu? Io ci sono venuto, però mi ci mandano sempre. Se ci mandano sempre. E sì. Allora cerca di andarci da solo. Dove? Dove ti pare a te? No, dimmelo tu. Bon. E non ti permettere di ritelefonare. Minchia. Hai capito? Non ti permettere di ritelefonare. Io retelefono. Beh, insomma, non posso sottostare a questi inviti perentori. Ma che scherziamo davvero? Ma io ritelefono sì, ma ci mancherebbe altro. Era Salvatore sì, Salvatore chi? Ma come Salvatore chi? Ma Augusto chi? Salvatore chi? Devono essere tutti parenti, si chiamano tutti chi? Tutti chi si chiamano? Pronto? Mi sono permesso di ritelefonare, ah. E tu che fai? No, dimmi che fai, io mi sono permesso di ritelefonare, ah. E tu che fai, ah? Che fai, ah? Senti, ascoltami. Ascolto. Visto che tu sei così imbecille che non mi dici chi sei. Ah, intanto l'imbecille lo segno, me lo segno, imbecille. Vai avanti. Visto che siamo a questo punto. Arrivati a questo punto. Sì. Perché sei una persona intelligente, educata. Ata. Non avresti rotto le palle. Segna palle e ti sbatte nel culo. Ah, segni anche culo, maresciallo. Mi dica. Allora, imbecille, palle e culo. Segni, maresciallo, poi ci rivediamo in tribunale. Mi dica. Dimmi, parla. Ha finito di parlare? No, appunto, tocca a te. Ora vedrai, faccio mettere il telefono subito per sapere sotto controllo, per vedere chi è sti intelligente come te. No, ti ringrazio molto, ma tanto non c'è bisogno, se vuoi te lo metto io sotto controllo. Lo metti tu sotto controllo. Maresciallo, allora. Maresciallo, sempre Salvatore, vada sotto controllo il telefono di Salvatore, ci pensiamo noi, mi dica. Mi dica. Guarda che ne ho fatto 36 anni io di marescialli e non marescialli. Sbagliato indirizzo. Qui che accanto a me c'è il maresciallo Pampurio, nella squadra immobile. La donna è immobile. No, la donna è immobile. Sì. Appunto. Allora siete. Salvatore. Adesso te lo passo, Maresciallo, guardi che questo è un suo ex collega, Collega. Pronto? Pronto? Sì. Parlo con il signor Salvatore, sono il maresciallo Pampurio della squadra immobile. Mi ha detto qua, l'amico qua, che lei è un... Di che squadra, scusi? Squadra immobile. Immobile? Lei è rimasto addietro, no? Perché... No, lei è rimasto a piedi. No. E mi sembra che avete troppo tempo da perdere e rompere le scatole. Lei è rimasto addietro, perché la squadra immobile è quella che non si muove mai. E tutto si muove intorno a lei. Noi ci mettiamo fermi e tutti ci passano davanti. E quando c'è qualcuno che non ci piace, lo becchiamo e dice tu vieni qua. E lui viene qua perché noi siamo immobili. Forse sei rimasto addietro quando c'erano le squadre mobili, quelle che si muovevano, ma ora non si muove più nessuno, col computer, facciamo tutto col computer. Mi fa piacere aver incontrato un ex, io invece sono in servizio effettivo. Io non sono un ex, perché ex è qui arrestato e radiato di una determinata cosa. Giusto. Capito, è stato non sono radiato. Un ex. Non c'è, appunto, niente radio, non si radia qui, no, ma che radio? Ha ragione, uno che è rimasto sempre fedele, sempre non più ecchisi, ma ancora nell'anima, nel corpo, nei piedi e nella testa, ecco, praticamente, è nella testa. Le ripasso l'amico mio, che è pronto, il signor Augusto, Augusto, se parli lei, Pronto? Pronto? Con Augusto c'è più gusto. Con Ugo c'è più sugo. Con Augusto c'è più gusto perché è un fusto.
Ecco. C'ha un bel busto. E un bel via in più. Sì. Salvato! Salutamma! Baciamo le mani! Ha detto una cosa giusta, è andato via perché qui non si poteva più parlare, non parlava più. Ha detto una cosa giusta, uno è un ex quando viene radiato. No, è vero, è vero. Beh, uno se no rimane sempre in servizio, dentro di sé è sempre un... che cosa sarà. Ecco, e noi non l'abbiamo radiato, anche se facciamo radio, non siamo qui a radiare nessuno, però quasi quasi, ora radierei qualcuno, ora mi danno l'imbeccata. Pronto? Pronto? Sì. Signora, c'è suo marito? Chi lo vuole? Qui è l'ufficio radiazione. Un attimo. Sì. L'ufficio radiazione. ma che mi invento? No, io lo devo radiare, Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Qui è l'ufficio radiazione. Le comunico che lei è stato radiato. Sì. Chi è che parla? L'ufficio radiazione. Sono il signor Radi. Come? Signor Radi dell'ufficio radiazione. Lei è stato radiato. Sì, va bene. Anzi, in questo momento viene proprio in questo momento lei è radiato. Va bene. Anzi, irradiato. Ecco, dunque, io gliel'ho detto, poi arriverà anche comunicazione scritta della sua radiazione. Sì, ma mi sembra che sia uno scherzo. Chi è lei, scusi? Gli ho detto adesso, io sono un funzionario dell'ufficio radiazioni, il signor Radi. Lei è stato radiato. Sì, va bene. Ma non mi chiede da che cosa, perché se lei... sarò radiato da poveri, sarò diventato ricco. No, lei è radiato dal genere umano. Va benissimo. Dunque, lei riceverà i nostri inviati, i nostri incaricati, che con alcune punturine la faranno diventare un gorilla. Porca madonna, ma lei ha mangiato? Sì, è tanto che ho mangiato. Un gorilla, sì, perché c'è morto un gorilla nello zoo e abbiamo visto che lei... C'è da dirmi qualcosa di buono? No, di buono forse sì, non lo so, sarà in gabbia con una gorilla femmina, ecco, senta, questo glielo posso dire. Senta, ma io dico una cosa. Sì, mi dica. È caldo qui, Dio buono. Molto caldo, molto caldo. Molto caldo, sì. Queste strullate fanno male, capito? Sì, che cosa? Tutte queste strullate, mi racconta, fanno male. È per questo che io gliele dico. Va no, bene, via, buona giornata. Dove le fanno male? Allo stomaco? Ha già mangiato? No, forse non ha mangiato. Ma. Ora scusa, ma scusa, uno gli dici è stato radiato e questo non se ne fa né in qua né in là, hai capito? Cioè oddio, praticamente radiato da poveri, il che ci ha fatto capire che insomma non è una persona abbiente, sarà abbiente, non lo so. Comunque io vorrei radiare qualcun altro, perché questa è una radio, quindi perché non si radia qualcuno? Mi sembra giusto, non l'ho mai fatto, guarda, è la prima volta nella storia del soldato. Ciao, mi passi il babbo? Eh? Mi passi il babbo? Un attimo. Ecco. Che ha detto? Mi passi il babbo. Ma chi sei? Devo parlare con il tuo babbo. Il mio babbo non c'è. C'è la mamma? No. C'è la nonna? No. C'è la zia? Eh? C'è la zia? Ce l'ho la zia. C'è la nonna. Allora, passami la nonna. Va bene, bravo. Ciao. Ciao, bello. Si impara, insomma, non capisce nulla. Ma... pronto? Sì, ciao. Sì, ciao, passami la nonna. Pronto? È la nonna? Sì. Ah, buongiorno signora. Buongiorno. Lei è stata radiata. Lei da oggi non è più nonna. Perché? Perché lei diventa zia. Perché divento zia? Sì, di quel bambino lì che mi ha risposto, no? Lei è la nonna, giusto? Sì. Ecco, da oggi si cambia lo stato civile, lei non è più nonna ma è zia. A noi ci serve una zia in più e una nonna in meno in Italia. E allora lei diventa zia. Va bene? Ma chi è che parla? Qui è l'ufficio zie e nonne, cioè praticamente... No, appunto, le dicevo che noi stabiliamo chi deve essere zia e chi deve essere nonna. Siccome avevamo una nonna in più, ecco, ora lei diventerà, e una zia in meno, lei diventa zia.
E così bilanciamo il tutto, d'accordo? D'ora in poi si farà chiamare da quel bambino zia, non più nonna, eh? Ma chi, scusi, ma che discorsi sta a fa? Non si preoccupi, lei da oggi in poi è la zia, va bene? Buongiorno. Pronto? Ah, è pronto? Sì. Buongiorno. Lei chi è? Il padre del bambino? Quale bambino? A quello che ha risposto prima. È una bimba. È una bimba, è lo stesso, è una bimba. Sì. Lei è il padre? No, il nonno. Ah, lei è il nonno? Ah, ecco, allora anche a lei volevo dire, lei non è più il nonno. No. Da qui è l'ufficio nonni e zie. Lei è lo zio adesso. Mm. Cioè, come sua moglie, che ha risposto prima, era, sì, era sua moglie, quella è la zia, d'ora in poi sarà la zia, e lei sarà lo zio della bambina. Sì. Va bene? Motivo? Motivo perché c'era, ci sono delle nonne in più e delle zie in meno, cerchiamo di bilanciarle in Italia, è una direttiva del governo, vero? Ecco, quindi praticamente lei da ora in poi si farà chiamare zio, lei sarà lo zio del bambino, d'accordo? Va poi, bene? Poi? Poi le arriva la comunicazione scritta. Poi? E anche sullo stato di famiglia, cioè tutta la parentela verrà spostata, no? Lei e sua moglie sarete zii? Noi saremo sempre nonni. No, no, dentro di voi vi sentirete nonni, forse, ma ufficialmente voi vi farete chiamare zii, perché se scappa fuori però nonno o nonna, qui saltano le teste, eh? Per carità di Dio. Sì, ma da dove chiamate? Dall'ufficio radiazioni nonne e zie. E nonni e zii, naturalmente. Noi dobbiamo in Italia avere un certo numero di nonne e di nonni, un certo numero di zie e di zii, no? Ecco, se lei non si lava ci avrà anche parecchie zie addosso, ma comunque a parte questo, voglio dire, effettivamente noi cerchiamo di più le zie, perché ci sono troppi nonni, e pochi zii e poche zie. Ecco, quindi praticamente lei è zio. È contento? Io sono sempre il nonno. Ma no, no, lei è zio, guarda, ufficiale, non se lo faccia sentire dire, eh? Che posta deve arrivare? Eh? Che posta deve arrivare? Lei deve arrivare una raccomandata in cui, naturalmente con ricevuta di ritorno, in cui lei viene avvisato ufficialmente, ora glielo diciamo così informalmente, sì, per telefono. Lei fino a che non arriva la raccomandata può essere ancora nonno, da quando arriva lei firma per la ricezione della raccomandata, da quel momento lei è zio. Va bene? Allora non ricevo niente, non firmo niente. No, 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 lei riceve e firma, perché se poi lei si rifiuta di firmare la raccomandata, sì, cioè, no, vabbè, veniamo direttamente con i gendarmi, no? Sì, 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 con la polizia pubblica. Sì, 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 i gendarmi sono in Francia. Arrivederci. Vabbè, arrivederci, zio. Sì, noi siamo noi. No, si metta in testa, lei è zio. Ma non ci avete a fare niente? Noi spostiamo le parentele. Sì, ma non ci avete a fare niente nella vita? Più di questo, ma più di questo, questo è un lavoro, sa? Venite al lavoro con me, vi passa subito le cazzate. Cosa fa lei di lavoro, zio? Va bene? Che fa lei di lavoro, zio? Io ho un lavoro pesante. Che cosa? Pesante. Ma mi dica! A spicconare la terra, venga con me, a spicconare la terra? Sì. Ah, bene, no, bene, per uno zio, per uno zio è ottimo. Arrivederci, non mandate punte raccomandate perché noi non si riceve niente. No, le mandiamo fino a che lei non ne firma una. e chiunque la firmi in famiglia, basta che sia ricevuta, basta, non c'è problema. Io se c'è da pagare 10 lire non pago niente. No, no, non c'è da pagare niente. Lei diventa solo zio, la sua signora diventa zia. Quando ci avete a fare queste cose dovete venire personalmente per le case, no per telefono. Ma per telefono le ho fatto un piacere a dirglielo prima, no, guardi. No, no, dovete venire e per le case. E dite alla bambina, la bimba, che vi chiami zio e zia, eh? Sì. Che se noi sentiamo, che mettiamo i microfoni, sì, se sentiamo nonna, nonna, oh, per carità di Vabbè, Dio. Oggi è 17 e di venerdì, sicché tutte le cazzate vengono fuori. No, no, guardi, questo è un... Spaccato tutto oggi. Sì. Avete spaccato tutto? Sì. Perché? Perché è venerdì 17. Ah sì? Sì. E poi ci mancava la telefonata, poi siamo a posto. Vabbè, guardi, venerdì 17 è una bellissima data, ha capito? Sì, sì. È una bellissima data. Va bene. Caro zio. Arrivederci. Arrivederci. È una bellissima data, perché? Ma perché? Ma come ma perché? Ma perché questa sera a Tirrenia, al bagno Luana, il G fa il suo spettacolo. E allora ci buttiamo alle spalle tutti i venerdì 17, che poi portano di morto, ma di morto bene, perché ci si diverte insieme, ci si vede a Tirrenia stasera. Allora! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...